Stasera, a nome della Fondazione Corriere della Sera, sono lieto di dare il benvenuto a questo così autorevole panel di studiosi per, diciamo, inaugurare, dare il via al panel organizzato dall'Istituto Parri, dalla rete dell'Istituto Parri, sul tema dell'ambiente e della storia. Appunto, il tema di oggi, l'introduzione, sarà ambiente e storia. Un tema, sono un profano e quindi mi scuseranno le imperfezioni, molto delicato e importante. Noi come fondazione abbiamo l'anno scorso molto lavorato con Buxiti, il tema era terra madre, terra nostra. Abbiamo in corso una serie di incontri con la Biblioteca degli Alberi, l'ambiente noi, le reciproche interferenze. Devo dire che questa iniziativa è molto importante credo come contenuti, perché la dimensione storica è tendenzialmente assente. Io, se devo trovare un motivo di perplessità in queste pur interessantissime grandi direzioni che Next Generation e PNRR sta prendendo per lo sviluppo del paese, cioè la transizione ecologica e il digitale, quello che mi spaventa un po', soprattutto sul lato del digitale, è così l'incerto perlomeno ruolo della memoria, che vuole dire, a mio parere, non solo un completamento culturale, ma vuol dire recuperare dalla nostra storia energie proprio per procedere in queste direzioni. Quindi un tema, a mio parere, abbastanza inesplorato, almeno a livello dell'opinione pubblica generale, quindi complimenti. Ma un secondo motivo, e poi mi fermo subito. A mio parere, l'importanza di questa iniziativa è il fatto che sia diretto, credo, prevalentemente agli insegnanti. L'altro giorno ho avuto occasione di fare per una manifestazione, dico subito, per la Milanesiana, andrà in onda uno dei prossimi giorni, un incontro one-to-one con il ministro Patrizio Bianchi, ministro dell'istruzione, in cui il problema appunto del potenziamento degli insegnanti, della così piena partecipazione del corpo insegnante a tutto quello di nuovo che si sta muovendo, in modo da coniugare, diceva il ministro, io concordo, una dimensione diciamo scientifica, un'attenzione scientifica con forti radici umanistiche, dicevamo, è considerato un punto essenziale. Quindi io credo che questa vostra Summer School, queste vostre iniziative abbiano un valore profondamente culturale, ma profondamente civile. E del resto, credo, non voglio arrogarmi i ruoli non miei, credo che questa della profonda missione civile sia il DNA dell'Istituto Parri e della sua origine e della sua ragion d'essere. Grazie quindi ancora a tutti i colleghi che sono intervenuti e passo subito la parola al professor Saba, che presenterà gli intervenuti e darà il via al dibattito e vari interventi sul tema. Grazie ancora, buon ascolto. Benissimo, ringrazio il professor Marchetti per la sua introduzione. Mi sembra che insomma abbia toccato i punti essenziali.
la storia e l'ambiente sono due elementi che devono essere assolutamente messi insieme, soprattutto in questo periodo, e l'Istituto Nazionale Parri, che è la rete diciamo l'associazione in un certo senso della rete degli istituti storici, una volta della Resistenza, ora soprattutto diciamo dell'età contemporanea, deve avere un impegno anche diciamo per questo tema. Questo incontro è un incontro in un certo senso preliminare, introduttivo, se vogliamo, alla Summer School della Rete Parri, cui ha accennato il professor Marchetti. La Summer School è su sviluppo sostenibile, ambiente e patrimonio nell'educazione civica, la centralità della storia, perché questo è l'elemento importante, si sviluppa sull'asse 2 dell'educazione civica, che è dedicato a questi temi, e si avrà, diciamo, tre sessioni, una su disastri e resilienze il 30 di agosto, che è il primo giorno effettivo della Summer School, un'altra su paesaggi e patrimonio il 16 di settembre, e infine prelievi e missioni, scusate, il 9 di settembre, e infine prelievi e missioni il 16 di settembre. Tutte queste sessioni sono seguite il giorno successivo da laboratori che appunto metteranno in condizione i docenti, che sono i principali fruitori di questa iniziativa di formazione. L'Istituto Parri è un ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione ormai da più di 20 anni, e ha una larga rete di docenti in distacco, come sottoscritto, presso i suoi istituti. E quindi insieme a questo abbiamo due lezioni, diciamo, cardine iniziali, due webinar che saranno avranno il loro spazio il 5 e l'8 di luglio, che sono uno, quello con Grazia Francescato, la sfida della sostenibilità, e il secondo, storia ambientale, con Gabriella Corona, che abbiamo qui, e che è una, diciamo, delle protagoniste di questa Summer School e dei suoi prodromi. Quindi passerei, diciamo, alla presentazione dei nostri ospiti. In primo luogo abbiamo Gabriella Corona, dirigente di ricerca presso l'Istituto di Studi sul Mediterraneo, che fa parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La dottoressa Corona, professoressa Corona, perché insegna anche presso l'Università di Napoli, è editor in chief della rivista Global Environment, Journal of Transdisciplinary History, ed è condirettrice di Meridiana, un'altra diciamo famosa rivista del panorama storiografico italiano. Non ricordo ovviamente tutte le sue pubblicazioni, ce ne sono molte sulla riqualificazione in post-industriale, per esempio su Napoli, sulla trattazione dei rifiuti, ma è molto importante il suo ruolo, perché nel 2015 ha pubblicato Una breve storia dell'ambiente d'Italia per il Mulino, tradotto nel 2017 da White Horse Press di Cambridge. Abbiamo poi Roberta Biasillo è una giovane e promettente studiosa, anzi direi già consolidata, ma promettente, diciamo, nella sua carriera, studiosa appunto di storia ambientale. Attualmente ha una borsa postdottorale nel Max Weber Program all'Istituto Universitario Europeo, quindi una posizione anche questa rilevante. Prima ha avuto dei periodi di ricerca al KTH, Royal Institute of Technology, in Stoccolma, all'Environmental Humanities Laboratory, ci ha lavorato sul cambiamento climatico e sui movimenti dal basso e movimenti urbani.
è stata una ricercatrice con una borsa presso l'INPS ed ha avuto anche un periodo di ricerca, questo pure importante, al Rachel Carson Center for Environment and Society a Monaco di Baviera. Abbiamo poi il professor Simone Neri Serneri, ordinario di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali alla facoltà, alla Scuola di Scienze Politiche Alfieri dell'Università di Firenze. Il professor Neri Serneri è stato, diciamo, in un certo senso un antesignano degli studi ambientali in Italia. Pubblicato, diciamo, recentemente un testo per Springer Verlag che si intitola The Basic Environmental History, insieme a Mauro Agnoletti, ma direi che soprattutto uno dei suoi più importanti, più recenti libri è Incorporare la natura, e poi ha pure pubblicato su Industria e Ambiente insieme a Salvatore Adorno. E però, diciamo, appunto, ha iniziato il suo lavoro già negli anni fine anni 80, primi anni 90, quindi è stato assolutamente importante in questa, diciamo, evoluzione della disciplina. E infine abbiamo il professor Luca Mocarelli, che è ordinario di storia economica al Dipartimento di, alla Facoltà di Economia Politica dell'Università Bicocca di Milano. Anch'egli ha innumerevoli pubblicazioni, ma la cosa importante è che si è, diciamo, soprattutto impegnato in una serie di pubblicazioni sullo sfruttamento delle risorse, sull'utilizzo delle risorse alimentari, sull'acqua, in un'ottica appunto di lungo periodo. Quindi passerei alle domande e quindi partirei con Gabriella Corona, poi seguita nel primo giro e anche nel secondo da Mocarelli. Professoressa Corona, noi, diciamo, abbiamo una possibilità di leggere in una dimensione temporale i fenomeni del passato che hanno come oggetto l'ambiente, e possiamo considerare addirittura che il primo saggio importante di storia ambientale in Italia, pubblicato da Alberto Caracciolo, risale al 1988 addirittura, quindi siamo a, diciamo, oltre 30 anni. La storia ambientale però, diciamo, è forse troppo poco conosciuta al di fuori di una ristretta cerchia di specialisti. Ci può spiegare in che cosa consiste esattamente? Allora, innanzitutto mi fa molto piacere essere qui, ci tengo a dirlo. Ringrazio davvero la Fondazione per questo invito, ringrazio il professor Saba. La domanda è una domanda che copre, diciamo, gigantesca, e quindi proverò a essere sintetica, insomma, eliminare, cioè evidenziare gli elementi fondamentali. Dunque, la storia dell'ambiente è un indirizzo storiografico, un orientamento di studi storici che pone al suo centro l'analisi nel tempo delle trasformazioni del rapporto tra esseri umani, tra genere umano e natura e risorse naturali. Questo rapporto visto da vari punti di vista, cioè dal punto di vista della storia materiale, e quindi la storia delle foreste, la storia del clima, dal punto di vista della storia culturale, la storia intellettuale, come è stato visto, percepito questo rapporto, come si è scritto e dipinto su di esso, e la storia politica.
cioè come si è regolato il rapporto tra società, tra genere umano e natura, le leggi, le politiche, ma anche le lotte ambientaliste, i movimenti. E questo si fa in genere risalire l'inizio, le origini della storia ambientale agli anni 70 negli Stati Uniti e sotto l'influenza del grande movimento ambientalista americano che in quegli anni stava protestando, stava lottando contro la diffusione dell'energia nucleare, contro l'uso dell'energia nucleare sia in campo militare che in quello civile. Si afferma dunque questa idea di environment, di ambiente, intesa come, come dire, tutela delle matrici naturali del sistema Terra, e cioè l'idrosfera, l'atmosfera, la biosfera, la litosfera. Questo orientamento nel corso di questi 50 anni, no, che ci separano dalla sua origine, poi ha avuto una diffusione planetaria. Dapprima si è diffuso negli Stati Uniti, poi in Europa, ma anche nei paesi asiatici, nell'America meridionale, in alcuni paesi africani. Per esempio lo Zimbabwe ha un'importante storiografia di storia dell'ambiente, e questa diffusione è avvenuta attraverso, diciamo, seguendo una mappa, no, di problematiche e di tematiche anche molto diverse da zona a zona, no? La storia delle foreste, la storia del clima, delle malattie, la storia dei sistemi energetici, la storia del clima, la storia delle catastrofi ambientali, dissesto idrogeologico, terremoti, la storia, come dicevo, dei movimenti, delle politiche ambientali, delle lotte, dei conflitti. Comunque, a dispetto di questa differenza poi di tematiche, vi sono dei fili rossi interpretativi, dei percorsi interpretativi comuni. Ne voglio ricordare uno, come dire, la storia, l'attenzione, l'analisi delle implicazioni distruttive sulle risorse, dello sviluppo delle economie di mercato nei paesi del mondo occidentale tra il Novecento e tra il XIX e il XX secolo. Per quanto riguarda l'Italia, ecco, lei parlava di Alberto Caracciolo. Indubbiamente un evento molto importante è stata la mostra che Alberto Caracciolo ha organizzato in Italia alla fine degli anni Ottanta, dal titolo L'ambiente nella storia d'Italia. E qui si è diffusa a partire, diciamo, dagli anni 90 la storiografia ambientale, poi che ha su differenti tematiche, la storia dei boschi, la storia dell'industria dell'ambiente, la storia dei commons e così via. Una particolarità della storia italiana è che si è andata ad innestare su tradizioni storiografiche molto importanti, che in qualche modo avevano già incluso la natura nella loro analisi, in particolare la storia del territorio urbano, ma soprattutto la storia del paesaggio, cioè pezzi della storia economica e sociale. E da questo punto di vista un'influenza importante l'ha avuto il libro di Emilio Sereni, La storia del paesaggio agrario in Italia, che è un libro, una costola, diciamo, della storiografia marxista degli anni 70. E per questo motivo la storia dell'ambiente in Italia, cioè, proprio si è andata, come dire, a innestare, a ibridare con questi filoni storiografici, tanto che ancora oggi, diciamo, questi filoni si intrecciano, spesso si confondono tra di loro. Io finirei qua, ci sarebbe da Benissimo, parlare per ore, ma purtroppo il grazie tempo professoressa Speroni. Certo. Certo. Allora, passerei al professor Moncarelli. Partirei da questa considerazione. Lui è uno specialista di storia economica e tutti coloro che approcciano, diciamo, la storia dell'ambiente, soprattutto quelli che l'hanno approcciata un po'
di anni fa, hanno potuto, diciamo, apprezzare il fatto che fra economia ed ecologia, dal punto di vista filologico, non c'è sostanzialmente una differenza, no? È l'economia della casa, la gestione della casa, dell'ambiente in un certo senso familiare, del contesto che sta intorno a noi. Quindi la mia domanda è appunto, lei ha trattato di storia economica e di storia ambientale, e io mi domando se in prospettiva possiamo pensare che la storia ambientale possa, diciamo, assorbire in un certo senso la storia economica grazie alle sue potenzialità interpretative e disciplinari. Beh, la domanda è sicuramente una domanda interessante. Non c'è dubbio che la radice è comune, nel senso che appunto oikos, la casa, l'ambiente, anche se va detto, mentre il discorso dell'economico è un discorso che risale già agli antichi greci, allo pseudo Aristotele con l'economica, il discorso dell'ecologia, l'applicazione dell'idea dell'oikos all'ecologia è molto più recente, è un discorso del XIX secolo e si deve la coniazione della parola ecologia nel 1866 a un biologo tedesco che è Haeckel. Non c'è dubbio che tra storia economica e storia ambientale ci sono dei nessi molto profondi. Allora, i nessi profondi risalgono già all'affermazione della storia dell'ambiente a partire dagli Stati Uniti, a cui accennava prima Gabriella Corona, perché comunque la storia dell'ambiente nasce proprio per rispondere a delle domande del presente. C'è di mezzo il nucleare, ma c'è di mezzo anche il discorso che arriva subito dopo dello sviluppo sostenibile e del rapporto Brundtland, per cui si inizia a avere attenzione per l'interazione tra l'uomo e l'ambiente, e molto presto questa attenzione per l'interazione diventa un'attenzione per l'interazione di lungo periodo. Va detto, per quanto riguarda il rapporto tra storia economica e storia ambientale, alcuni ritengono proprio che la storia ambientale, per il suo carattere profondamente interdisciplinare che coinvolge moltissime discipline, addirittura più che una branca storiografica, possa essere una metodologia che può essere utilmente applicata a diversi contesti. Se penso al discorso storia dell'ambiente e storia economica, ci sono due accezioni, secondo me, diverse di storia dell'ambiente, che sono diversamente approcciabili anche da un punto di vista storico-economico. Una prima accezione riguarda il modo in cui l'uomo si adatta all'ambiente e quindi recepisce le sfide dell'ambiente, si vede benissimo anche in contesti estremi, penso per esempio a come gli Inuit sono riusciti adattarsi al clima appunto dell'Artico, come Tuareg nel deserto e così via. L'altra accezione invece, e qui la storia economica secondo me c'entra di più, è invece come dire, l'aspetto speculare rispetto a quello di cui ho appena parlato, cioè il modo in cui l'uomo adatta l'ambiente con la sua azione, adatta l'ambiente alle sue esigenze attraverso la sua azione quotidiana. Allora, questa interazione dell'uomo con l'ambiente diventa nel corso del tempo sempre più forte, e anche la capacità dell'uomo di condizionare l'ambiente con la sua azione diventa sempre più forte. Va detto che anche questo è un discorso di lungo periodo, perché molti pensano che questa interazione, questa capacità dell'uomo di interagire con l'ambiente in maniera anche drammatica, come poi si sta vedendo, sia un discorso molto recente, che soprattutto si vede con la rivoluzione industriale. In realtà l'uomo inizia a modificare in maniera significativa l'ambiente molto prima, sicuramente già a partire da quando inventa l'agricoltura, e quindi inizia a avere un impatto sull'ambiente molto più rilevante, anche per quella delle cose che accompagna l'invenzione dell'agricoltura, è l'incremento molto significativo del numero degli esseri umani sul pianeta. Per cui, per quanto riguarda il discorso proprio della relazione tra storia dell'ambiente e storia economica, non so se una assorbirà l'altra o meno. Sicuramente penso che sia impossibile fare storia economica senza avere
come dire, presente la questione ambientale e l'interazione appunto dell'uomo con l'ambiente da tantissimi punti di vista, perché c'è l'azione dell'uomo sull'ambiente, ma c'è anche il condizionamento ambientale, penso al clima, tutta una serie di variabili che interagiscono e che fanno sì che sia di fatto impossibile fare storia economica, soprattutto se uno fa storia economica per quanto riguarda il versante della produzione, che sia l'agricoltura, che sia l'industria, è impossibile fare storia economica senza tenere presente la dimensione ambientale, perché sono due dimensioni veramente strettamente correlate. Certo. Grazie professor Mucarelli. Allora adesso avrei una domanda per il professor Neri Serneri, ed è questa. Allora, nonostante diciamo l'enfasi che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni fondamentalmente sullo sviluppo sostenibile e sulla compatibilità ecologica, dobbiamo considerare che buona parte della crisi ambientale e climatica odierna sia connessa, diciamo, a un rapporto fra produzione e sfruttamento delle risorse che è sostanzialmente antico. Uno dei casi, diciamo, che mi vengono immediatamente alla mente è l'utilizzo del carbone nelle grandi centrali termoelettriche polacche, che poi rappresentano forse il primo, diciamo, fattore di emissione di CO2 in Europa. Ecco, quindi lei ci potrebbe dire come l'industria si sia messa in connessione con l'ambiente e se e quando la storia ambientale ha potuto analizzare questa relazione? Ma intanto vorrei preliminarmente anch'io ringraziare la Fondazione per l'invito e ugualmente l'Istituto Parri. E venendo alla domanda, bisogna dire che intanto riguarda la premessa, cioè l'enfasi sullo sviluppo sostenibile è al momento un'enfasi, ma la realtà di questi ultimi 30 anni non segna certamente una svolta in una storia che è plurisecolare, sia per quanto riguarda i paesi sviluppati, che possono magari avere forse per qualche aspetto attenuato l'impatto sull'ambiente, ma in modo molto modesto, sia invece tanto più per quello che è lo sviluppo di altre aree del pianeta. Pensiamo allo sviluppo del continente asiatico, pensiamo ai cosiddetti BRICS, quindi all'America Latina, alla Russia e così via. Detto questo, venendo appunto al nodo della questione. Allora, come è già stato un po' detto, qualsiasi forma di sviluppo sociale interviene sull'ambiente, modifica gli assetti ambientali. Cioè, vi è una stretta connessione tra trasformazioni ambientali e sviluppo sociale. E questo è un dato, diciamo così, intrinseco alla storia umana. Ogni attività produttiva influisce sull'ambiente. Allora, però il problema, come hanno dimostrato ormai un'enorme quantità di studi, è l'intensità di questa attività produttiva e quindi l'intensità, l'estensione, l'intensità nel tempo delle trasformazioni che induce sull'ambiente. Ed è indubbio che nei secoli a noi più vicini si discute se siano gli ultimi due e mezzo o forse quattro, ma sicuramente le attività produttive hanno avuto un impatto sull'ambiente che, come vediamo, mette a rischio, e bisognerebbe capire cosa vuol dire a rischio, ma sicuramente un enorme impatto sulla stessa vita sociale e sulle stesse condizioni dell'attività produttiva. Non a caso, fra l'altro, in molti sostengono che siamo appunto entrati in una nuova era geologica o comunque sicuramente in un'era storica dove questo impatto ha un carattere prevalente e chiamiamo questa era l'antropocene. Di queste trasformazioni l'industria è sicuramente il cuore. E bisogna capire cosa significa, vi è una grande discussione intorno a questo, ma moltissimi risultati sono acquisiti. L'industria è sicuramente un formidabile acceleratore dell'impatto delle attività produttive sull'ambiente. Allora, anche l'agricoltura, anche la caccia, anche la pesca, i cosiddetti raccoglitori avevano impatto sull'ambiente. L'industria è un formidabile acceleratore di questo impatto per molti motivi,
ma diciamo così, molto schematicamente, almeno per due aspetti. Primo, perché la produzione industriale moderna, cioè quella che si sviluppa a partire dalla seconda metà del Settecento, ricorre, come lei Saba anticipava, alle energie fossili, cioè a quelle risorse, a quei combustibili, il carbone, ma poi il gas, il metano e gli altri idrocarburi, ovviamente il petrolio e così via. Quindi a quelle risorse energetiche che sono, per così dire, congelate, conservate e fino allora scarsissimamente utilizzate nel suolo stesso. Quindi l'industria ha avuto a disposizione per il suo sviluppo una eccezionale quantità di energia, un'energia immagazzinata che è stata resa disponibile, e questo ha aumentato enormemente, appunto, le capacità dell'industria stessa di produrre i suoi manufatti. L'altro elemento decisivo che caratterizza l'industria è lo sviluppo tecnologico, cioè lo sviluppo industriale ha significato, si è accompagnato a una serie di innovazioni tecnologiche che a loro volta ne hanno enormemente aumentato le capacità produttive, in una sorta poi di catena di tecnologie, e qui ovviamente non possiamo richiamare che gli storici economici hanno messo bene in luce, ma gli storici ambientali le hanno ricollocate dentro appunto l'insieme delle trasformazioni ambientali. Il combinarsi della disponibilità di energia e di innovazioni tecnologiche ha reso, scusate, telefonini in perversa, ha reso appunto l'impatto dell'industria enormemente maggiore di qualsiasi altra attività produttiva. Le conseguenze sono state innanzitutto l'aumento di quello che chiamiamo l'inquinamento, cioè i danni immediati della produzione industriale, le emissioni in aria e in acqua, ma soprattutto, e anche qui la storiografia ormai è molto ben consolidata, il dato di lungo periodo, come dicevamo Carelli, è quello che riguarda il reperimento delle risorse necessarie all'industrializzazione, quindi le materie prime in senso lato, e questo ha avuto un impatto sull'intero pianeta e non solo sulle aree industrializzate. E il secondo elemento di lungo periodo e di grande rilievo è il fatto che l'industria, appunto, ha permesso la movimentazione di enormi flussi di energia, come dicevo, ma anche di materia, cioè la crescita dei consumi, quindi l'urbanizzazione, lo sviluppo demografico e i fenomeni connessi. Questo a partire dalla rivoluzione industriale e con molta maggior decisione, quindi con numeri estremamente più alti, soprattutto nel corso del Novecento e della seconda metà del Novecento, quel periodo che si chiama grande accelerazione e che secondo molti ancora non è affatto finito, anzi forse siamo in una seconda grande accelerazione. Gli esiti sono il cambiamento climatico che tutti conosciamo, ma anche in generale l'industrializzazione di qualsiasi attività produttiva, cioè la stessa agricoltura ormai è essenzialmente un'industria, e questo dal punto di vista ambientale ha un'enorme ricaduta sulla biodiversità, cioè quindi sulla riduzione della biodiversità e quindi di nuovo sulle condizioni ambientali generali e non secondariamente in una spirale sicuramente non positiva sullo stesso cambiamento climatico. Quindi l'industria è stato il nucleo centrale delle trasformazioni ambientali, non esclusivo, ma sicuramente il motore, l'acceleratore delle trasformazioni ambientali degli ultimi 2 secoli, perlomeno. Ecco, certo. Molte grazie, professor Neri. Mi sembra un intervento, diciamo, a tutto tondo, se vogliamo stare nella circolarità, come dire, ecologica. Adesso passerei, diciamo, alla dottoressa Biasillo, perché strettamente connesso, come dire,
all'impatto industriale, all'impatto umano in fin dei conti, perché appunto, come ricordava Neri Serneri, effettivamente anche l'agricoltura ormai è completamente industrializzata e questo è il grosso, uno dei maggiori problemi, no? Noi sappiamo che una grandissima parte di CO2 o di metano che viene immesso nell'atmosfera viene per esempio dagli allevamenti, dai grandi allevamenti industriali appunto per la nostra alimentazione. E però strettamente connesso a tutto questo c'è, diciamo, la questione della resilienza, no? Questo è un termine che, diciamo, è entrato prepotentemente nel linguaggio corrente, soprattutto nel linguaggio utilizzato dall'opinione pubblica e dall'ambito politico, ma anche, diciamo, lo sento ormai per esempio in ambito psicologico, no? Una persona è resiliente in quanto ha risorse che gli consentono di reagire a una data situazione, diciamo, di crisi. Ecco, forse è un termine che è utilizzato in un modo distorto o eccessivo, che dovrebbe essere forse ricondotto, diciamo, alla sua dimensione. In un certo senso è connesso anche con la conservazione o la protezione, diciamo, dei beni ambientali, dei servizi ecosistemici, eccetera, eccetera. Lei ci può ridefinire, diciamo, brevemente questo concetto all'interno della storia ambientale? Ah, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, grazie Andrea alla Fondazione Corriere della Sera. È un piacere per me stare qua a discutere con voi. Sì, come dicevi, insomma, che l'idea, la diffusione stessa del concetto di resilienza è indice che siamo in un contesto di crisi, soprattutto di crisi ambientale. Infatti l'enfasi sullo sviluppo sostenibile è un'enfasi proprio per tutto questo rilievo che episodi di resilienza hanno adesso. Che cos'è la resilienza? La resilienza è appunto la capacità di un dato ambiente sociale ed ecologico di rispondere e superare uno stress che si definisce in vario modo. E appunto la resilienza diventa un elemento centrale del dibattito odierno, non solo ambientale, ma soprattutto ambientale, dato l'ambito in cui lo stiamo analizzando adesso, perché siamo ad un livello tale di crisi ecologica che episodi di comunità in grado di avere una negoziazione e di adattarsi alle condizioni ambientali fanno notizia. E quindi perciò oggi si parla tanto di resilienza. E quindi resilienti sono quelle comunità che riescono a mettere e continuare a mettere in atto processi di produzione, quindi è interessante il collegamento con il concetto di risorsa e di riproduzione di beni e di natura, senza mettere a rischio questi processi stessi. E quindi sono comunità in cui si chiude un po' il cerchio ecologico. Quindi potremmo dire che sono comunità sostenibili, usando dei termini molto attuali. Ovviamente la ricerca di questo equilibrio, come chi è intervenuto prima di me ha messo in risalto, non è una questione nuova, è appunto per quello la storia ambientale è utile perché dà profondità storica a questa continua negoziazione fra società e natura. Tutte le società hanno incorporato la natura, e ricito un concetto introdotto da Gabriella Corona e Simone Neri Serneri, appunto. Perché a volte le comunità le incorporano in maniera più visibile, e penso soprattutto ai contesti rurali, ma a volte la incorporano in maniera più mediata e quindi diventa meno visibile, quindi lo studio delle città. Ma la resilienza è importante nella storia ambientale perché è alla base del concetto stesso di un territorio. Un territorio è una forma di negoziazione fra le condizioni ecologiche, l'ambiente che si vorrebbe costruire, le condizioni socio-economiche e gli avanzamenti tecnologici e scientifici. Tutti questi elementi rientrano nella definizione di un territorio, e cercare un equilibrio per superare o affrontare delle forme di stress sono
dinamiche e strategie cruciali nel passato, ma anche nel presente. Ovviamente le modalità e le strategie della resilienza attuate da parte delle comunità cambiano nel tempo in base ai processi storici, alle trasformazioni ambientali e alle trasformazioni scientifico-tecnologiche. Perché è importante parlare di resilienza all'interno della storia ambientale e all'interno del contesto italiano? Perché si può provare a dare una rilettura diversa di fenomeni cruciali della storia d'Italia: le migrazioni, le bonifiche, l'urbanizzazione, ma anche la terziarizzazione, i cambiamenti del mercato del lavoro, attraverso questo concetto che mette al centro, il rapporto umani-natura e quindi può dare una lettura diversa e innovativa, appunto mettendo insieme diverse branche della storia. Che cosa la storia ambientale aggiunge al concetto di resilienza? Appunto, l'idea che la può sottrarre, cioè può sottrarre la resilienza a questa anche idea di cosa eccezionale che si ritrova oggi nel dibattito pubblico. Resiliente non è una comunità eccezionale, ma tutte le comunità sono state resilienti e sono resilienti a loro modo. A volte si può essere resilienti aumentando il livello di tecnologizzazione, a volte si può essere resilienti tornando a delle forme di agricoltura biodinamica, ad esempio, però non sono cose che sono sottratte al divenire storico e non sono situazioni di anormalità. Se si considerano situazioni di anormalità è perché ci troviamo in un contesto di crisi ecologica molto, molto grave, molto avanzato. E l'altro contributo che una lettura dal punto di vista della storia ambientale può dare al concetto di resilienza è questa smitizzazione dell'idea di natura, se ancora ce ne fosse bisogno, di natura staccata dalla società. Grazie. Benissimo, grazie dottoressa Biasillo. Allora, adesso passerei al secondo giro di domande. E, mi sembra che il primo già ci abbia in un certo senso inquadrato abbastanza bene che cos'è la storia ambientale, perché è importante, forse perché debba diventare, diciamo, uno strumento più utilizzato anche dal pubblico comune, in un certo senso, almeno quelli che leggono di storia. Ecco, quindi passerei appunto alla seconda domanda per Gabriella Corona. E proprio partendo diciamo, dal primo quadro che abbiamo tratteggiato, che avete tratteggiato, le vorrei chiedere quanto è importante la storia ambientale per orientare approcci culturali e politiche rispettose dell'ambiente e se c'è, diciamo, una valenza civica e pedagogica, insomma, non voglio cadere nel moralismo, ma se ci sono queste valenze anche per la società italiana ed europea. Sì, ma i motivi per cui la storia ambientale è importante sono molti. Io ne voglio ricordare alcuni, voglio ricordare tre soprattutto. Il primo motivo è un motivo scientifico, un motivo storiografico, cioè uno dei pochi indirizzi all'interno del panorama storiografico che ha capito che non si può studiare la storia solo come storia degli uomini, che era un'impostazione, no, classica, tradizionale della storiografia. E inoltretutto è importante scientificamente questo indirizzo anche perché sta raccogliendo un po' gli stimoli, le istanze che provengono dalla comunità scientifica internazionale, dove gli studiosi di diverse discipline stanno studiando le conseguenze della capacità umana di intervenire sui meccanismi di funzionamento dell'intero sistema Terra, dell'intero pianeta. Pensiamo appunto al cambiamento climatico, Simone Risernelli su questo, no, si è approfondito, no, questo tema. E da queste istanze, da queste ricerche della comunità scientifica, emerge anche l'esigenza di, come dire, superare le barriere tra gli studi
e gli studiosi che si occupano di natura da una parte e quelli che si occupano di società, cioè le scienze dure che si occupano di natura e le scienze sociali che si occupano e umane che si occupano appunto di uomini e di società. Questo, diciamo, è un primo aspetto ed è un primo aspetto di grande rilievo che sta emergendo con forza anche in relazione alla grande richiesta di transdisciplinarietà che ci provengono, no, dai programmi di ricerca europei e nazionali. Il secondo aspetto importante, appunto, è quello che invece attiene, come dire, alla storia ambientale come uso pubblico della storia, e cioè una conoscenza storica che va oltre la conoscenza della storiografia accademica, la storiografia dei professionisti, e quindi è la storia ambientale che si diffonde nel dibattito pubblico, nei mass media, nella docufiction, nelle trasmissioni televisive, e qui diciamo prevale il carattere di sapere critico del quello che abbiamo visto, no? Di sapere critico della storia ambientale, e che risponde, diciamo, all'esigenza di costruire una società nuova, una società che si fonda su valori che non sono i valori su cui si fondava la società moderna, la modernità. Da qui appunto, diciamo, anche le critiche al modo, all'idea o una certa idea di sviluppo, una certa idea di crescita economica, di economia e di consumo, un'idea di consumo. Uno dei poi degli ambiti più importanti dell'uso pubblico è la didattica della storia. E qui ci sono due aspetti che secondo me giocano un ruolo importante per la storia dell'ambiente. Il primo, la storia dell'ambiente è una storia a problema, ne parlava anche il professor Mogarelli prima, cioè una storia che spiega attraverso lo studio del passato problemi del presente e si proietta nel futuro. Da questo punto di vista gli studenti si sentono coinvolti, partecipano, si sentono protagonisti della loro storia. E qui, diciamo, si richiama questo studio le istanze civili, diventa pratica civile, diventa un aspetto importante dell'educazione civica. Ma c'è un altro aspetto, cioè la storia dell'ambiente come storia dei luoghi, come storia dei territori, e qui ancora una volta lo studente si sente partecipe, si sente protagonista della propria storia. La storia ambientale gli consente di conoscere le trasformazioni del territorio in cui vive e anche gli aspetti in modo distruttivo, le manomissioni, le lacerazioni, le distruzioni in cui questo territorio, con cui questo territorio si è trasformato, si è configurato. E da qui, ancora una volta, la storia incita all'azione civile, alla pratica civile, all'operare, no? Per contrastare questi aspetti, no? Pensiamo poi in un paese come l'Italia, dove il territorio è stato costruito e trasformato in maniera così drammatica, gli studenti studiano la storia ambientale con l'idea di poter fare qualcosa per il proprio territorio. Io ne ho avuti moltissimi di studenti più grandi, non quelli delle scuole, quelli delle università, che hanno voluto realizzare ricerche, seminari, tesi di laurea, tesi di dottorato sul proprio territorio per, come dire, dare una mano e avere la sensazione di agire per il proprio paese, diciamo, per i luoghi, certo, in cui vivono. C'è un ultimo aspetto, che velocissimo, su cui mi volevo soffermare, che è quello poi della storia, cioè nostri colleghi che parlano della storia ambientale come una storia applicata, cioè una storia utile, e cioè la conoscenza che può dare una mano e dare un contributo molto grande alla storia agli interventi pubblici, alle politiche. A me è capitato, per esempio, quando ho scritto appunto il libro sui rifiuti, e quindi dare un contributo di conoscenza alle politiche per il territorio, alle politiche per l'ambiente. Anche da questo punto di vista la storia ambientale è fondamentale
e c'è sempre più una richiesta, una domanda in questo senso. Grazie, professoressa Corona. Sì, è vero che c'è un legame, infatti anche per gli studenti più giovani c'è stato Fridays for Future che purtroppo si è un po' appassito per la questione del Covid, che è stata una grande fortuna, diciamo, per le autorità, mi verrebbe di dire, contro qualsiasi movimento critico, insomma. Ok, passerei al professor Mucarelli. Dunque, lei si è sempre occupato di storia moderna, diciamo, pur diciamo, allargando il suo campo di indagine con scritti, con molti vari scritti, però diciamo, ha avuto in un certo senso la fortuna, da questo punto di vista, di poter osservare e rilevare nel lungo periodo lo sfruttamento delle risorse e i prelievi umani. Ci può dire anche relativamente, come dire, a tutto quello che Neri Serneri ci stava ricordando prima, se anche prima del secolo XIX o XX, quindi della fase di industrializzazione, no? Se si possono rilevare degli squilibri rispetto alla compatibilità ecologica dei consumi? Certamente, allora non c'è dubbio, come diceva prima il professor Neri Serneri, che la grande svolta sia rappresentata dalla rivoluzione industriale. Però il discorso dell'interazione di come l'uomo inizia a modificare l'ambiente inizia già molto prima. Sicuramente una svolta fondamentale circa 10.000 anni fa è l'invenzione dell'agricoltura. Perché? Perché prima dell'invenzione dell'agricoltura l'uomo è cacciatore-raccoglitore, quindi è nomade e vive in piccoli gruppi. Tant'è vero, le stime della popolazione mondiale alla vigilia dell'invenzione dell'agricoltura sono di 4-5 milioni di abitanti su tutto il pianeta. Allora, l'invenzione dell'agricoltura cambia tutto, perché agricoltura vuol dire comunque realizzazione di canali, bonifiche, disboscamenti, e vuol dire soprattutto un aumento prima impensabile della popolazione, perché l'agricoltura consente di nutrire un numero di persone molto superiore a quello che consente la caccia e la raccolta. Tant'è vero che all'epoca di Augusto, quindi quando siamo intorno all'anno zero, la popolazione mondiale si stima sia di 250 milioni di persone, quindi è aumentata enormemente rispetto alla situazione dei cacciatori e raccoglitori, e va avanti a aumentare anche in seguito. Nel 1600 gli abitanti del pianeta sono quasi 600 milioni, quindi sono più che raddoppiati rispetto all'anno zero. Questa crescita porta a tutta una serie di conseguenze e iniziano ad esserci tutta una serie di testimonianze molto interessanti sull'impatto che l'opera dell'uomo ha sull'ambiente. Per esempio nel 700, nella seconda metà del 700 soprattutto, c'è un dibattito intensissimo sul disboscamento, sullo sfruttamento eccessivo dei boschi che sta producendo frane, dissesto idrogeologico. Ci sono addirittura alcuni scritti molto interessanti in cui si parla di lignicidio, per cui inizia a esserci un'attenzione a questi aspetti. Ma c'è un'attenzione anche a altri aspetti che potremmo ritenere più moderni, legati all'idea che noi abbiamo di inquinamento. Per esempio, si obbliga a realizzare le risaie lontano dalle città perché si ritiene che i miasmi, l'aria che viene dalle risaie, sia dannosa per la salute. Si cerca di mettere tutta una serie di attività come le concerie, i luoghi dove siano meno impattanti sulle persone. Quindi inizia a esserci sicuramente un'attenzione proprio perché gli effetti dell'opera dell'uomo si vedono sempre di più. Non c'è dubbio che la rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale, ma soprattutto la seconda rivoluzione industriale, cambiano tutto, come ha messo benissimo in evidenza anche Neri Serneri. Ma cambiano tutto non solo dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse e dell'inquinamento, ma anche per un altro aspetto che ho già accennato, che lì si vede chiaramente, che riguarda, lo accennava anche Neri Serneri, il discorso dei consumi. Allora, gli abitanti del pianeta nel 1830 toccano il miliardo, nel 1930 sono 2 miliardi,
nel 75 sono 4 miliardi, oggi sono più di 7 miliardi e mezzo, quindi c'è un aumento esponenziale a partire soprattutto dalla seconda rivoluzione industriale e in particolare dal XX secolo della popolazione umana. E questo accresce enormemente, al di là di quello che può già fare l'industria, l'impronta ecologica dell'uomo. Ecco, grazie professor Moccarelli. Ovviamente, diciamo, il punto di apice in un certo senso che lei cita rispetto anche alla crescita demografica è quello poi in cui c'è stato il primo studio, diciamo, come dire, di previsione, che era quello del Massachusetts Institute of Technology, no? I limiti dello sviluppo, per l'appunto, che erano limits to growth in inglese, quindi un concetto, diciamo, abbastanza diverso, e che vengono pubblicati nel 72. Ed è proprio questo, e mi rivolgo quindi qui al professor Neri Serneri, perché se ne è anche occupato, proprio in questo contesto, in questo momento storico, quello appunto dei fine anni 60, primi anni 70, che iniziano ad esserci dei movimenti ambientalisti importanti. Già la professoressa Corona ha parlato della lotta al nucleare, ma vabbè, insomma, poi si potrebbe risalire addirittura all'Ottocento, alla Audubon Society, eccetera, eccetera. Però quindi le volevo chiedere, quando si parla di ambiente a livello, diciamo, popolare, si pensa abbastanza automaticamente ai movimenti ambientalisti, non alla storia ambientale, che invece vorremmo noi, diciamo, in un certo senso diffondere. Quanto diciamo, i movimenti ambientalisti sono stati, diciamo, oggetto della storia ambientale? Dunque, sicuramente quando si pensa all'ambiente si pensa ai movimenti ambientalisti, anche se ora è un fenomeno che per certi aspetti nel nostro paese, in una certa misura anche in Europa, forse ha meno rilievo di quanto aveva qualche anno fa. La storiografia se n'è occupata perché, come diceva in apertura Gabriella Corona, è nata parallelamente allo sviluppo dei movimenti e più ancora della sensibilità ambientale, almeno negli Stati Uniti e in Europa. Ed è chiaro che è un riferimento, quei movimenti ambientalisti, un riferimento immediato nell'opinione pubblica e nella stessa storiografia. Appunto, a partire dalle mobilitazioni degli anni 60 e degli anni 70 del Novecento. C'è un motivo specifico, nel senso che non solo si ne condivideva, almeno in parte, le idee e, diciamo così, le finalità militanti, ma poi, più in generale, quello è stato un fenomeno politico di indubbio rilievo e di grande originalità, per i temi che proponeva, che erano diversi da quelli dell'agenda politica dei partiti già consolidati, dei partiti cresciuti a partire dalla fine dell'Ottocento, quindi le tematiche del nucleare già menzionate sicuramente, le tematiche in generale della protezione della natura, ma poi le tematiche ovviamente della difesa dai fenomeni di inquinamento, ma ancora, per esempio, le tematiche di stili di vita nuovi, di modalità nuove di consumo, di nuovi consumi. Poi più in generale le tematiche della sostenibilità, quindi una dimensione planetaria. Ecco, i movimenti ambientalisti avevano di nuovo, di originale, che univano, comunque cercavano di far convergere la dimensione locale con una dimensione, come si dice, globale. E non solo, ma cercavano di sviluppare delle pratiche dal basso, anche a livello organizzativo, nascere dai temi che ci riguardano più direttamente e su questo organizzarci, e organizzarci in modo orizzontale. Quindi c'era anche una rottura, vorrei dire, forse enfatizzando un po', nelle modalità dell'iniziativa politica rispetto alla tradizione classica del Novecento, di cui peraltro quei movimenti erano per tanti aspetti gli eredi, soprattutto delle mobilitazioni legate, diciamo così, agli anni 60 al 68. Quindi reti
comitati, cittadini che si mobilitano in quanto tali, anche nei nomi, le iniziative dei cittadini sono state alla base del movimento dei Verdi tedeschi. Dobbiamo anche essere consapevoli che quei movimenti erano movimenti per tanti aspetti tipici delle società sviluppate, della società europea, della società anglosassone, movimenti per così dire post-industriali, cioè quando poi il rapporto tra ambiente e lavoro, quindi tra ambiente e occupazione, era cominciato a essere anche un rapporto di forte tensione, quindi il benessere per tanti aspetti aveva permesso a molti di emanciparsi dal bisogno del lavoro e quindi poi da una condizione di sudditanza a condizioni di inquinamento ambientale dei quartieri operai, a condizioni di lavoro particolarmente gravose dal punto di vista della salute. E solo in una certa misura questi movimenti ambientalisti avevano invece percezione del rapporto tra nord e sud del mondo, cioè la possibilità di essere ambientalisti al nord in una certa misura significava però che le questioni ambientali si erano spostate e gravavano di più sul cosiddetto all'epoca sud del mondo. Detto tutto questo, va anche ricordato, e la storiografia l'ha messo bene in luce, lo ricordava ora Mocarelli, che la questione ambientale nella consapevolezza pubblica non è una scoperta degli anni 70, magari ora anche un po' dimenticata. C'erano stati molti precursori intellettuali di vario tipo, protezionisti nel cosiddetto patrimonio naturale, a cominciare dalle foreste, dal paesaggio. I parchi nazionali sono creati per vari motivi, ma anche per questa sensibilità fin dall'inizio del Novecento. Poi conflitti per le questioni, diciamo, che noi chiamiamo ambientali, erano sempre esistiti, conflitti per l'uso delle risorse, lo diceva Biasillo, lo diceva Mocarelli, conflitti per i danni che le attività economiche, industriali, ma non solo, recavano, diciamo così, ai vicini, e anche questi erano conflitti ambientali. E poi era sempre esistito, l'ha ricordato Mocarelli, un dibattito sul tema delle risorse, sul possibile esaurimento delle risorse, che fosse legname, più tardi che fosse il carbone già a metà 800, dibattiti sul ruolo della tecnica e delle nuove tecnologie, sulle condizioni di vita, di salute, in generale sullo sviluppo delle società umane. Noi ora scopriamo la questione ambientale e i giornali ne parlano tutti i giorni. In realtà si è sempre dibattuto di questo, ma chi sosteneva posizioni più critiche o più prudenti è sempre stato in qualche modo sconfitto da una convergenza fra interessi economici prevalenti, più forti, e il sostegno delle autorità politiche, che pur avendo a cura la salute pubblica, ma naturalmente veniva di fatto, è venuta di fatto in secondo piano. Quindi ora non dobbiamo fra l'altro peccare di ingenuità dicendo che adesso si scoprono delle questioni. Forse se si fosse fatto più attenzione da tutti nel passato, certi problemi si sarebbero affrontati in tempi più precoci. L'ultima cosa che voglio ricordare a proposito delle mobilitazioni ambientaliste è il fatto che adesso, negli ultimi decenni, le mobilitazioni più importanti non sono quelle che avvengono da noi, più decisive, più cruciali, non sono quelle che avvengono da noi, o perlomeno non sono affatto solo quelle. Sono quelle che avvengono nei paesi, quindi nelle aree del pianeta, dove avviene l'estrazione di risorse, quelle stesse risorse che alimentano la nostra produzione, i nostri consumi, dove avviene l'estrazione di risorse dove noi esportiamo i nostri rifiuti. Noi ormai non è più solo l'Europa, ovviamente, è anche parte del continente asiatico, che peraltro produce, come sappiamo, per l'Europa e per gli Stati Uniti. La questione della terra e le lotte per la terra sono cruciali, perché la terra è il luogo da dove si estraggono le risorse e da dove si depositano i rifiuti, sono cruciali in America Latina, sono cruciali in India, sono cruciali in vari paesi africani. La dimensione globale delle questioni ambientali sta in questo, e lì stanno i conflitti decisivi. È il cosiddetto ambientalismo dei poveri, cioè quella mobilitazione che le popolazioni più deboli del pianeta fanno per il proprio interesse,
magari non per una particolare coscienza ambientale, ma fanno in difesa dei beni ambientali perché sono i loro beni, sono le loro, il presupposto delle loro condizioni di vita, che sono minacciate dall'ulteriore sviluppo, compreso anche magari le nostre agricolture biologiche o quanto avviene sotto un'etichetta ambientale, ma che in realtà poi ha un impatto, se non altro quantitativo, enormemente distruttivo. È là che dobbiamo guardare, e lì di questo dobbiamo essere consapevoli. Bene, grazie professor Neri Serneri. E infine, l'ultima domanda per Roberto Biasillo. Lei recentemente ha curato un volume con De Maio. È molto interessante, insomma, è stato pubblicato dal Rachel Carson Center di Monaco, che già aveva fatto operazioni editoriali di questo tipo, e che mette, diciamo, in relazione proprio lo storico ambientale con la storia dell'ambiente, cioè in un certo senso cerca di evidenziare quali sono, come dire, gli stimoli, le spinte che lo storico dell'ambiente ha di scrivere di questa disciplina. Quindi la mia domanda è: fino a quale punto conta l'attivismo personale per sostenere l'impegno scientifico in un campo come quello della storia ambientale? E tenuto conto appunto del tema della negazione dei diritti sociali, che sono spesso connessi al degrado ambientale, sappiamo che per esempio, Armiero ne ha scritto, oltre a tutta una serie di storiche e di storici americani. Noi possiamo considerare la storia dell'ambiente come una specie di movimento illuminista dei nostri tempi? Ok, allora, grazie di aver citato il volume. Il volume è una raccolta di una quindicina di interventi di giovani ricercatori e ricercatrici che lavorano in Italia e in Germania su il legame fra la propria ricerca in storia dell'ambiente e la posizione che ognuno di noi ha rispetto alla propria ricerca, quanto quella ricerca è importante nella nostra crescita personale, non solo professionale. Questa era un po' l'idea di questo volume, che è stato un po' un esperimento più sul piano personale che sul piano scientifico, e sulla riflessione dello storico e della storica nei confronti della crisi ambientale e nei confronti della ricerca in storia dell'ambiente. Più o meno questo era quello che volevamo fare. Ovviamente parte dall'idea che c'è un nesso fra attivismo e storia ambientale. Insomma, è stato già detto, la storia ambientale nasce su spinta dei movimenti ambientalisti, della questione della limitatezza del pianeta. E quindi c'è una questione politica che sta alla base della storia ambientale, ma non solo della storia ambientale. Si pensi anche alla storia orale, per esempio, nasce con una forte tensione di rappresentatività di soggetti che non erano stati rappresentati nella narrazione storica, oppure adesso c'è la Black History. Quindi il legame politica, attivismo e storia è molto forte, magari è molto evidente nella storia ambientale, perché perché abbiamo ancora memoria della Genesi, però insomma, è lì in ogni ambito storico. Quello che abbiamo provato a fare con questo volume è di un po' innovare questo nesso politica e ambiente. Attraverso cosa? Attraverso l'autobiografia, che significa un po' allargare la metodologia della storia ambientale e farla dialogare con altre discipline che si occupano di ambiente, discipline umanistiche per l'ambiente, dando attenzione a, come diceva Gabriella Corona prima, che cosa l'ambiente significa per noi in prima persona. E quindi questo crea forme diverse di attivismo, crea un attivismo più inclusivo, perché ognuno di noi partecipa alle trasformazioni del territorio, del proprio territorio o del territorio che studia, in modo, non in modo asettico, ma ognuno di noi si posiziona in un certo modo verso la ricerca che fa. E quindi attraverso questi piccoli saggi abbiamo cercato di vedere quali erano appunto questi punti di contatto fra ricerca, impegno personale,
Ovviamente l'attivismo si declina in tanti modi, si declina in partecipazione ai conflitti, alle dimostrazioni, ai movimenti ambientalisti, però a livello scientifico questo poi deve essere filtrato dalla metodologia e dalle fonti, non è che c'è un rapporto indiretto fra il proprio attivismo e la produzione scientifica che ognuno di noi prova a fare nel modo migliore. Quindi l'idea era appunto di sottolineare questa radice di impegno civile o dello storico e della storica in sé, vedere qual è il ruolo dell'ambiente nel contesto attuale e perché l'ambiente è così attuale, e poi riflettere un po' su come si traduce, infatti, un'altra idea centrale nel volume era il concetto di traduzione, come traduco l'attivismo, la mia posizione nei confronti della questione ambientale oggi in una ricerca che sia scientificamente valida. E quindi sono un po' dei saggi esperimento a metà fra l'autobiografia e la ricerca, come svolgiamo ricerca, che difficoltà abbiamo negli archivi. E forse questo è stato importante per riflettere in modo un po' diverso dal solito modo di coniugare attivismo e ambiente, e anche di vedere come la mia generazione si relaziona alle lotte ambientali, che non è più ovviamente la generazione degli anni 70, ma abbiamo dei modi diversi di. E anche la storia ambientale è cambiata. Quindi, come un attivismo che è cambiato, una disciplina che è cambiata, possono ancora mettere insieme impegno civile, che poi politico significa molte cose, dipende un po' da ognuno di Certo. noi come declina l'aggettivo politico e l'impegno politico e la propria ricerca, i propri interessi. Certo. Va bene, resta, diciamo, sullo sfondo se la storia ambientale possa essere davvero un movimento neoilluminista, in un certo senso, un movimento culturale neoilluminista. Io Se posso risponderti velocemente su quello, sì, certo. direi che cioè forse l'esperimento che abbiamo fatto, ma anche i nuovi filoni di ricerca fanno molta attenzione alla percezione, ai sentimenti. Quindi, se illuminista significa limitarsi cioè alla razionalità o alla oggettività della storia, dell'idea che esista un'oggettività nella ricerca, forse direi di no. Se illuminista significa impegno civile, sì, però con molta attenzione all'individuo, e alle percezioni dell'individuo. Questa è una cosa che sta emergendo molto. Sì, naturalmente io intendevo illuminista come prodromo, come fu allora, di una rivoluzione culturale dei costumi, ovviamente, dei nostri comportamenti quotidiani addirittura. Comunque è interessante perché fondamentalmente quel volume è il prodotto di una lunga riflessione che viene fuori dai Postmodern Studies e da Aidan White, fondamentalmente, cioè il disvelare in un certo senso l'approccio personale e la biografia appunto dello storico. Io abbiamo terminato il nostro tempo, vi ringrazio. Molto, siete stati molto rigorosi nella tenuta dei tempi. Devo ringraziare soprattutto perché non l'ho fatto all'inizio, ma lo faccio ora. Sono molto grato alla Fondazione Corriere della Sera per averci concesso questo spazio. Io spero sinceramente che i nostri, diciamo, spettatori possano avere compreso l'importanza appunto della storia ambientale, le sue varie sfaccettature, che sono molteplici e che possono in un certo senso incontrare l'interesse appunto di tanti. Quindi ringrazio Gabriella Corona, Roberta Biasillo, Simone Neri Serneri, Luca Mocarelli per questo bell'incontro, almeno non voglio autoincensare, ma mi è piaciuto molto e ancora la Fondazione Corriere della Sera e naturalmente l'Istituto Pari che ha consentito in un certo senso di organizzare la Summer School e quindi anche di poter procedere a questo incontro, a questa anteprima. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi.